Sì, quelli che vi presenterò io saranno appunto i risultati del monitoraggio sanitario condotto nell'ambito del progetto Life is a Breath sullo scoiattolo grigio americano. Brevemente faccio una appunto, breve introduzione su quello che è il progetto, su quelle che sono le sue finalità e i motivi che hanno portato appunto a effettuare proprio questo monitoraggio sanitario. Il progetto Life is a Breath è finalizzato alla conservazione dello scoiattolo rosso e alla tutela della biodiversità forestale umbra attraverso la rimozione dello scoiattolo grigio, che può avvenire in due modi, direttamente o indirettamente. La rimozione diretta consiste nella cattura e soppressione eutanasica, quella indiretta nella cattura, sterilizzazione chirurgica e rilascio. Il progetto è stato sviluppato per rispondere a tutta una serie di norme e regolamenti che sono stati anche discussi nelle precedenti presentazioni, in particolare il Regolamento Comunitario Europeo 1143 del 2014, che impone l'eradicazione o comunque il controllo delle specie aliene invasive. Tra queste rientra proprio lo scoiattolo grigio americano, in quanto è stato introdotto dall'uomo al di fuori del suo areale originario, ed infatti attualmente si ritrova in Inghilterra, Irlanda e Italia. Lo scoiattolo grigio americano è una specie che mostra una particolare confidenza verso l'uomo e che si ritrova anche in aree strettamente urbane. Rispetto allo scoiattolo rosso ci sono delle differenze a livello fenotipico, anche se poi le due specie hanno degli elementi in comune, infatti non vanno in letargo, si nutrono delle stesse risorse alimentari e questo le porta a competere in un processo chiamato appunto di esclusione competitiva, in cui il grigio sottrae le risorse alimentari al rosso, ostacolandone la riproduzione. Sostanzialmente l'introduzione di una specie aliena invasiva provoca una serie di impatti negativi a livello ecologico, ma soprattutto sanitario, in quanto è accompagnata dall'introduzione di un pattern microbiologico nuovo che può non avere effetti o comunque effetti non significativi nella specie alloctona, ma avere invece effetti devastanti nella specie autoctona, e questo è quello che ha riportato in precedenza la collega, perché può essere ad esempio relativo in particolare a due agenti patogeni che sono appunto il pox virus e l'adenovirus, che in Inghilterra hanno accelerato il processo di estinzione dello scoiattolo rosso, ma che dico fin da ora anche io come la collega non è stato riscontrato in Italia, quindi nemmeno nel territorio umbro. Partendo da queste considerazioni, collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Togo Rosati ha portato alla stesura del protocollo operativo di indagine sanitaria che è stato proprio applicato dal personale dell'Istituto. Questo protocollo è stato sviluppato a seguito di un attento screening bibliografico che ha consentito di concentrare l'attenzione su determinati agenti patogeni, anche per chiarire il ruolo che questa specie potrebbe avere nella loro trasmissione. In base ai patogeni indagati sono state utilizzate tecniche diagnostiche dirette o indirette. Il campionamento ha preso in esame tre tipologie di gruppi target, quindi lo scoiattolo grigio che una volta catturato è stato soppresso, lo scoiattolo rosso che una volta catturato è stato marcato e rilasciato dopo aver evidenziato, comunque valutato eventuali lesioni esterne e la presenza di eventuali ectoparassiti. Mentre l'ultimo gruppo target è rappresentato da tutti gli sciuridi in generale, cosiddetti road killed, cioè rinvenuti morti. Il numero minimo di scoiattoli grigi è pari a 200, previsti dal campionamento è pari a 271. Questi 271 animali sono ripartiti per unità gestionali o zone, che vediamo evidenziate nella mappa,
che sono state individuate assumendo una densità di popolazione decrescente all'allontanarsi dalla core area. Questo valore è stato calcolato su base statistica, ipotizzando una popolazione di 1500 scoiattoli grigi. Operativamente la cattura è stata effettuata tramite trappolamento meccanico utilizzando dei dispositivi georeferenziati che sono stati posti, come vedevamo il primo giorno dalla presentazione del dottor Paoloni, alla base del tronco degli alberi o anche sui rami, comunque sempre in modo che restassero in posizione orizzontale per facilitare l'entrata degli animali. Una volta catturati, gli animali sono stati soppressi tramite inalazione forzata di CO2 dopo la soppressione allora è stato associato un codice alfanumerico e sono state annotate anche tutte le informazioni ad esso relativi, come sesso, peso e condizioni riproduttive. Quando si è ancora sul campo si procede ad effettuare i primi campionamenti e quindi viene prelevato il sangue intracardiaco e gli eventuali ectoparassiti. Questi primi campionamenti uniti alla carcassa vengono consegnati presso l'istituto zooprofilattico. Quindi il sangue intracardiaco giunge direttamente al laboratorio di sierologia dove viene sierato e analizzato per i patogeni riportati in tabella. In caso di sieropositività è previsto un approfondimento delle indagini attraverso dei metodi biomolecolari, quindi essenzialmente attraverso la PCR, a partire da tessuti e organi bersaglio. La carcassa invece viene sottoposta ad esame anatomopatologico, durante il quale vengono prelevate tutte le matrici biologiche elencate nella tabella, che vengono poi consegnate ai laboratori di competenza. Anche nel caso di positività per dermatofiti, queste vengono poi confermate attraverso le tecniche molecolari, che consentono anche di identificare la specie di appartenenza del fungo in esame, perché a volte questo non è tanto semplice utilizzando solo l'esame colturale, quindi soltanto da una valutazione macro e microscopica del fungo. In base ai risultati ottenuti si possono applicare due tipologie di risposta gestionale, quindi se non si rileva alcuna positività le attività gestionali vengono continuate in base a quella che è la miglior strategia gestionale. Se invece si rileva almeno una positività, l'approccio gestionale viene appunto rimodulato a seconda che la positività sia relativa ad una malattia denunciabile o non denunciabile. La positività ad una delle malattie denunciabili che sono riportate in questa slide implica una risposta articolata su due livelli, individuo dipendente e area dipendente. La risposta individuo dipendente implica un aumento del tasso di cattura e l'impossibilità di utilizzare l'unità gestionale come per il rilascio degli animali sterilizzati. Mentre la risposta area dipendente analogamente implica l'impossibilità di utilizzare un'unità gestionale in cui è stata rilevata la positività per la traslocazione e il rinforzo dello scoiattolo rosso e per il rilascio dello scoiattolo grigio sterilizzato. Le malattie non denunciabili sono chiaramente diverse dalle precedenti e comprendono malattie che possono essere trasmesse all'uomo e quindi zoonosi, ma anche malattie trasmissibili ad altri animali selvatici o animali domestici. La positività ad una di queste malattie implica una risposta che è basata sulla tipologia di unità gestionale in cui la malattia insiste e quindi ad esempio se si rileva nell'ambito di un'unità gestionale che appartiene al centro città o che appartiene ad una zona dove c'è un'elevata densità abitativa, si procede con l'aumento della numerosità campionaria per le indagini sanitarie.
Per quanto riguarda i risultati, diciamo che ad oggi sono stati analizzati 142 scoiattoli grigi che complessivamente sono apparsi in buone condizioni. Infatti l'esame ispettivo esterno e l'esame anatomopatologico non hanno rilevato lesioni esterne o interne macroscopicamente evidenti, ad eccezione di aree alopeciche in alcuni animali. Soltanto in alcuni casi però queste lesioni sono state poi correlate ad una positività per dermatofiti. Nella maggior parte dei casi infatti sono state valutate come eventi secondari derivanti dal trappolamento meccanico. Per quanto riguarda l'esame batteriologico standard, diciamo che non sono stati rilevati germi patogeni, ma da molti tamponi rettali è stato spesso isolato Escherichia coli, il quale però non è stato mai associato a setticemia, e quindi è stato considerato come parte della normale flora intestinale. La ricerca dei lieviti ha permesso di isolare Candida albicans da 4 soggetti, ma nonostante questo patogeno sia considerato zoonotico, la bassa prevalenza riscontrata non è stata considerata allarmante per la salute pubblica. Abbiamo rilevato 2 positività per Coxiella burneti e una per Borrelia lusitanie. La Coxiella burneti è l'agente eziologico della febbre Q, che è una malattia denunciabile, pertanto il riscontro di queste positività ha indotto la risposta gestionale articolata su 2 livelli visti in precedenza, quindi individuo dipendente e area dipendente. Borrelia lusitanie è invece l'agente eziologico della malattia di Lyme, che invece non è denunciabile, pertanto in questo caso la strategia gestionale non è stata rimodulata e verrà rimodulata soltanto nel momento in cui si riscontrino altre positività per la stessa patologia nelle unità gestionali limitrofe. Interessante è il 32,4% di positività a dermatofiti. Brevemente dico che i dermatofiti costituiscono un gruppo di funghi filamentosi, cheratinofili e cheratinolitici potenzialmente patogeni. E come vediamo ben 46 soggetti su 142 sono risultati positivi. Complessivamente abbiamo isolato 4 diverse specie di dermatofiti che vediamo riportate in basso, quindi Microsporum cuca e Trichophyton mentagrophytes sono quelli isolati diciamo più frequentemente rispetto al Trichophyton aiellui e Trichophyton thuringiense che peraltro sono stati diciamo identificati attraverso i metodi molecolari. Ad eccezione di Trichophyton mentagrophytes che è un dermatofita zoofilo e quindi ha un habitat rappresentato proprio dagli animali, gli altri 3 dermatofiti isolati sono dermatofiti geofili che quindi hanno un habitat rappresentato dal suolo. Indipendentemente dalla loro natura, comunque tutti i dermatofiti sono potenziali agenti zoonotici e quindi appunto indipendentemente dalla loro identità è importante appunto isolarli, distinguerli e prendere nota della loro presenza. Per concludere diciamo innanzitutto che quindi complessivamente la popolazione dello scoiattolo grigio è una popolazione sana dal punto di vista sanitario, ma anche se le positività riscontrate e che abbiamo discusso inquadrano lo scoiattolo grigio come una potenziale sorgente di zoonosi, soprattutto nei confronti di particolari categorie sociali come bambini, anziani e persone immunocompromesse. Quel 32,4% di positività a dermatofiti rappresenta, come dicevo, un dato interessante, ma non poi eccessivamente sorprendente, soprattutto se si pensa al sovraffollamento di questi animali in alcune unità gestionali. Sovraffollamento che ovviamente aumenta la possibilità di contatto diretto tra gli animali e anche la carica infettante ambientale.
Per ogni soggetto analizzato sono stati accuratamente stoccati sieroorgani che in futuro potrebbero essere utilizzati per indagare altri aspetti, come ovviamente relativi sempre agli animali selvatici. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche tutti i partner che hanno permesso la realizzazione di questo progetto. Grazie mille Deborah per la tua presentazione. Questo è stato uno degli elementi chiave del progetto, per cui sicuramente è un lavoro che proseguirà anche in futuro. Se ci sono domande, eccone una laggiù, giustamente, che è qua. No, visto che io non sono un veterinario, forse si era capito, in realtà di dermatofiti non so nulla, quindi quello che volevamo chiedervi, che ci premeva, è intanto se è visibile in qualche modo, se c'è qualche Allora, lesione sullo scoiattolo, sì. e poi se c'è qualche rischio per gli operatori che a volte non usano i guanti. Sì, allora, nello scoiattolo può essere, cioè l'infezione da dermatofiti può essere manifesta o meno. Se è manifesta, lo scoiattolo presenta delle aree alopeciche, come dicevo, che però solo in alcuni casi sono stati associati a dermatofiti, quindi poi serve comunque in presenza di una lesione o riscontro. Appunto, nel nostro caso noi abbiamo condotto l'esame colturale, poi accompagnato dalla PCR per conferma. Quindi nel caso in cui siano evidenti le lesioni ci possono essere, ma nella maggior parte dei casi abbiamo visto che gli animali erano asintomatici, quindi le positività derivavano da animali che non avevano lesioni. Chiaramente, come poi dicevo, ah sì. Questa qui in alto, quella in alto è una lesione da dermatofiti, e comunque appunto tutti i dermatofiti appunto sono considerati potenziali agenti zoonotici, e questo vuol dire che appunto si possono trasmettere all'uomo nel caso in cui cioè, manipoli l'animale senza dispositivi di protezione individuale. Quindi sì. Via, non date la mano a Daniele Paoli, sappiamo perché, Dipende diciamo. anche dalle condizioni del soggetto che manipola l'animale, nel senso che noi abbiamo avuto ad esempio un collega che sotto trattamento antibiotico, quindi con le difese immunitarie più basse, manipolando, mi sembra fossero conigli, affetti da dermatofitosi, poi ha avuto cioè ha manifestato anche lui la lesione proprio sulla, insomma, dermatofitica, quindi dipende. Luca? Sì, allora noi il discorso della candida viene, per quanto riguarda almeno la parte del prelievo, viene effettuato attraverso dei tamponi, quindi l'animale viene. Sull'animale vengono fatti appunto dei tamponi che poi vengono seminati sul terreno di coltura. Poi chiaramente tutte le fasi vengono svolte utilizzando anche in questo caso sono i dispositivi di protezione collettiva, quindi opportune cappe biologiche o comunque aree laboratoristiche dove
diciamo, l'operatore sia... in fase di cattura. L'ambasciata italiana Pauloni, sappiamo anche quello perché. Va bene, ci sono. Grazie Deborah. Grazie a voi. Grazie mille, grazie a tutti. Vista l'ora faremo conclusioni molto rapide.